continua la situazione di una riduzione di questa patologia, anche nell'ospedale piano piano i malati si riducono con le dimissioni e gli ingressi sono sempre di meno. Questo appunto ci porta a ripartire con le diverse attività, come abbiamo detto ieri. D'altra parte continuano invece le attività a supporto delle persone dimesse, per cui il servizio di supporto a domicilio attivato dall'ospedale in collaborazione con Comunità Montana, con il PIM di Valle Camonica, con gli enti locali, con i medici di medicina generale, con le associazioni Camune e con Federfarma, ci permette di aver seguito finora più di 300 casi e attualmente di 218 sono i pazienti attualmente in carico. Quindi anche questa rimane una prova di collaborazione molto importante, secondo il mio punto di vista, che ha dato modo proprio di mettere in luce la collaborazione che esiste in Val Camonica fra tutte le realtà, e questo credo che sia un unicum della Val Camonica. Un'altra cosa sempre di collaborazione è l'assistenza psicologica che viene fatta a favore di coloro che sono in isolamento per la quarantena oppure che hanno avuto comunque problemi con il Covid e che ritengono di voler avere un confronto con uno psicologo. A questo hanno aderito un centinaio di persone, questo dà il segno da una parte dell'attenzione della SST ai vari aspetti, dall'altra come questa patologia anche è stata pesante dal punto di vista psicologico oltre che clinico. In ospedale continuano gli esami sierologici che vengono con la partecipazione di Regione Lombardia al progetto ministeriale per andare appunto a studiare cosa succede degli anticorpi e come questi anticorpi sono protettivi, cioè di fatto se uno che ha fatto il Covid non lo farà più perché è come se fosse stato vaccinato, questo è l'obiettivo di questo studio. L'ATS invia le persone che vengono il sabato e la domenica negli ospedali e la SST invece lo sta facendo su base volontaria sui dipendenti. La cosa sta andando bene perché l'ATS sta raccogliendo un discreto numero di persone e alla SST ormai hanno fatto hanno dato a loro disponibilità il 70% dei dipendenti e del personale in generale e lo stiamo facendo tutti i giorni. Il sabato e la domenica rispetto agli altri giorni è dovuto al fatto che questo permette di avere dei grossi numeri inviati da ATS senza avere degli assembramenti, perché l'ospedale la domenica e il sabato è naturalmente più tranquillo. A questo aspetto dell'esame sierologico segue naturalmente l'incremento dei tamponi che proseguirà ulteriormente secondo la politica di Regione Lombardia dell'appropriatezza dell'incremento del numero dei tamponi, e quindi anche quelle situazioni di aumento del numero dei positivi ha a che fare che non è un aumento reale, ma è un aumento, cioè andiamo a pescarli, mentre prima era un po' più complesso, adesso invece si va a individuare quali sono i positivi e quindi questo determina un apparente incremento. Infine, rimane la raccomandazione a tutti quanti per le regole da seguire. Man mano che passiamo le fasi, che ci allontaniamo dalla quarantena, che ci allontaniamo dalla situazione di separazione assoluta, più queste regole hanno importanza, più l'uso delle maschere, delle mascherine, della distanza di almeno un metro e del lavarsi le mani sono fondamentali, sono tre robe molto semplici che però sono quelle che tagliano questa ragnatela del virus, e tutti noi dobbiamo aiutarci reciprocamente, aiutare i nostri cari, perché quello che facciamo noi, cioè la mascherina, la distanza e lavarsi le mani, ha a che fare con i nostri cari, con i nostri amici, con le persone a cui vogliamo bene.